Cortina, dai, dillo, fenomeno. Milano, Cortina. Milano, Cortina. L'abbraccio tra Maradò, Diana Bianchetti, questa ex campionessa di schermo, la vedete con i capelli biondi, molto emozionata, e tutta la delegazione, lei che ha guidato l'organizzazione della candidatura, e le donne hanno avuto... Sono le 18 e 5 minuti, dunque ha vinto la candidatura di Milano e Cortina, vedete Piazza Garibaldi in festa, le Olimpiadi 2026 saranno in Italia, ce l'abbiamo fatta. E devo dire che questo è un giorno di festa e faremo festa tutta la notte, perché lo dobbiamo a questi ragazzi che saranno quelli che nel 2026 avranno 18-20 anni e insieme a tutta la popolazione valtellinese dovranno portare avanti questa straordinaria opportunità. Abbiamo veramente delle possibilità incredibili a questo punto, una vetrina mondiale, una capacità di intenti che ha unito indipendentemente dalle posizioni politiche tutte, da qui in avanti dobbiamo andare avanti così. È una notizia meravigliosa, una notizia che ci riempie d'orgoglio e che ci sprona a fare tutti ancora di più da domani mattina, tutti a lavorare per questo risultato veramente storico che sono assolutamente convinto che cambierà tante cose nella nostra valle. Quindi il grande impegno che è stato messo fin qui, da domani ancora più impegno per portare avanti questo risultato veramente storico. Occasione anche per mettere mano alle infrastrutture? Assolutamente sì, è l'occasione che aspettavamo, ci speravamo, è un'occasione storica perché veramente ora non ci sono più scuse, ora bisogna lavorare, bisogna portare a casa tutto quello che finora era un sogno nel cassetto. Ce l'abbiamo fatta allora? Ce l'abbiamo fatta, complimenti a tutti quelli che hanno lavorato così bene per questo dossier, veramente sono stati grandi e questa è la dimostrazione che in Italia quando vogliamo fare le cose bene siamo in grado di farle. Ce l'abbiamo fatta, è una cosa giusta e buona, ve la meritavamo noi, anche perché se guardi a livello tecnico siamo nettamente superiori come piste dello sci alpino, basta guardare l'ultimo mondiale di ore dove la discesa libera maschile era una gara di bambini dell'asilo, noi abbiamo la pista più difficile del mondo, soltanto chi sbuia la più storia perché è più vecchia di concezione, ma noi siamo nettamente migliori, dai. È logico. Lei è un tifoso di Arianna Fontana. C'ho la maglietta.